adoro le dirette, ho iniziato nel 94 e da allora ho fatto sempre e solo dirette. Io non posso immaginare un programma senza quell'adrenalina, quell'emozione prima di iniziare, quel battito cardiaco a mille. Ha un valore aggiunto, la diretta, si è messi veramente a nudo e quindi esce uno spaccato di verità che sulle registrate è difficile da ottenere, anche perché molte volte nelle registrate fai dei tagli, cioè è sicuramente nella registrata una conduzione più pulita. La nostra sarà mixata da tanti momenti di improvvisazione perché vivremo insieme a voi tante emozioni ed è un percorso che ripeto, faremo tutti insieme. Beh, vabbè, per me, guarda, mi è venuto in mente un vecchio slogan di Sky TG24, che era Sky TG24, i professionisti della diretta. Quindi, voglio dire, noi in effetti di dirette ne abbiamo fatte tante anche lì, e quindi, forte di quello, insomma, mi preparo anche a queste 4 ore su TV8. Io ho solo un dubbio, che tu hai le scarpe comode, io invece a 4 ore col No, piede ma così in non lo puntata mi so. metto anche io i tacchi, non ti preoccupare. Ok. Le invidio molto è l'energia, perché lei ha un'energia pazzesca, nel senso che riesce a fare tanto sul lavoro, ma poi è anche piena di cose, naturalmente è una mamma e poi soprattutto è una donna, quindi ha molta più energia di suo, dei maschietti e quindi anche di me. E glielo invidio anche perché io sono un po' pigro, e quindi glielo invidio tantissimo. Invece no, cose che ci uniscono. Beh, insomma, a parte l'iniziale, siamo AV tutti e due, Uguali. AV, abbiamo la, beh, ci sono la camicia qua, ecco, qui c'ho, io ho la camicia di Adriana Volpe, pensa, guarda. Io quella di Alessio Viola. Allora, noi siamo diversi, secondo me, in poche cose, perché mettiamo entrambe, un grande entusiasmo in tutto quello che facciamo. Solo che io sono un pochino più elettrica e invece lui è sereno, cioè la mattina, allora mentre io, allora aspetta, quanto manca la diretta? Tutta in agitazione e psicomotoria, capito? Invece lui, vabbè, io intanto mi prendo un caffè e poi ci vediamo dopo. Cioè proprio calmo, ecco. E anche quando abbiamo fatto un'intervista e hanno chiesto a lui, ma silenzio? O Oppure com'era? O chiacchiera. chiacchiera, no? E lui silenzio, per carità, silenzio. Invece io, no, io devo parlare, io devo essere proprio comunicativa Si nella mia vede. giornata. E quindi ecco, ci sono alcune cose. Stai d'accordo? Allora, io ho un morning show che poi in realtà non esiste perché è il titolo di una serie TV, però è morning show proprio, è una serie TV bellissima con Jennifer Aniston, Certo, e americana. senza fare spoiler, io spero di non fare poi in realtà la fine del protagonista che è il conduttore, con la Aniston, però non è uno spoiler, è una serie bellissima, anzi che consiglio molto. Allora, a me, guardando ecco, sempre quindi, gli Stati Uniti, dico Ellen Show. Ellen Show perché ha una conduzione anche ironica, ecco, quindi di chi non sempre si prende sul serio. E noi vogliamo essere insomma una nota diversa rispetto a tutto quello che già c'è in palinsesto. Quindi cercheremo di essere allegri, di far vedere sempre, pur nella cronaca nera, ecco, anche là cercheremo sempre di far vedere uno spiraglio, una via d'uscita, una rinascita sempre. Ecco, quello è un po' il nostro registro. Dai, fuori classe, dai, Eh, diciamolo, è un'altra storia, su. beh,